Il molo di una grande città dove attraccano i transatlantici non è niente. Un molo è qualche cosa solo per i piccoli paesi rivieraschi, perché un paesino rivierasco senza molo con la sua lanterna intestata è un parente povero che la notte senza quell'occhio vivo scompare, non esiste più, non è mai esistito. In questa casa nacque il 26 febbraio 1903 Giulio Natta, scienziato insigne, ingegno benemerito lungo il cammino del progresso umano. Premio Nobel per la chimica nel 1963. Emma? Mo e mo. Mo plen. Emma, 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 mo plen. La bellezza della plastica è la bellezza d'espressione della materia. E finalmente la possibilità per il progettista di confrontarsi con le forme morbide, con le forme che assomigliano a quelle della natura, con la possibilità di abbandonare gli angoli dovuti al materiale in lastra o permessi prima soltanto da fusioni di metalli molto complesse. La bellezza della plastica è anche quella di permettere l'oggetto per tutti, l'oggetto di qualità, perché la bellezza è sempre di tutti e la bellezza è fatta di cose belle, naturalmente, che tutti finalmente si possono permettere. Credo che questa sia l'idea che sta alla base del lavoro di Natta, che è il premio Nobel e che ci ha dato le basi per la chimica del mondo. E per la chimica che ha permesso poi di portare in diverse successive elaborazioni le plastiche a fare quasi il 90% degli oggetti e delle cose che noi troviamo nelle nostre case. È leggero, resistente, inconfondibile, inconfondibile, leggero, resistente. Ma signora, guardi ben che sia fatto di Moplen. Per quanto riguarda la materia di cui io sono un po' più esperto, che è la musica, come potete vedere anche da questa stanza, che è la stanza dove io ho passato e la mia adolescenza, dove sono cresciuto. Apparentemente sì, il supporto fisico è qualcosa di sintetico, di apparentemente finto, però di grande fascino. La realtà è che poi quello che ci sta dentro può essere finto, come la plastica che lo contiene, oppure profondo, vero, sincero, di grandi sentimenti, di grande intensità e con enormi significati. Ovviamente, restringendosi il campo del supporto sonoro fino ad arrivare a una fruizione liquida, diciamo, della musica senza più il supporto, che una volta era il vinile, che qua vedete abbondantemente rappresentato, e poi se è passata attraverso il CD, già col CD si perde quello che era la parte visiva, la copertina, diciamo, ma che era fondamentale per descrivere poi l'opera contenuta all'interno, riducendosi il formato, addirittura sparendo sul supporto fisico, evidentemente quello che sembrava apparentemente l'involucro, ma era qualcosa di più, vere e proprie opere d'arte ogni tanto, sono andate a scomparire. Allora qua abbiamo, a proposito delle opere d'arte, abbiamo degli esempi, sono fondamentali. Primo tra tutti citerei la prima copertina pop, perché lui lavorò anche nella musica classica, di Andy Warhol, la famosa banana del Velvet Underground, che nella versione originale si sbuccia. Andy Warhol fece anche una copertina di un album dei Rolling Stones, di Sticky Fingers, dove sulla copertina c'è un paio di jeans di Mick Jagger, si suppone, con una cerniera di ferro vera. Quest'opera d'arte
costò alla EMI, che distribuiva il disco in quel periodo, e all'Atlantic in America, la perdita di qualcosa come 100-200 mila copie, perché messe imballate nelle scatole, nelle solite scatole, la cerniera di ferro vera rompeva i vinili che stavano sopra o sotto. Questa è un'altra, è il primo disco dei King Crimson, è un'opera d'arte, un disegno importante di Barry Goldberg. I King Crimson, pur essendo la loro prima opera, chiesero tra i primi che il loro nome non fosse in copertina per non rovinare l'illustrazione e che non ci fosse sulla costa del disco nessuna scritta. Per cui fu uno dei dischi più difficili da reperire nei negozi perché quando poi si andava a cercare non c'era la scritta dietro sulla costa che poteva farlo riconoscere. Questo, volendo strafare, è il famoso terzo delle Zeppelin che è animato con una rotella e che fu è una versione introvabile, insomma, abbastanza difficile da trovare adesso, e che fu pubblicato prima in una busta generica, uno poi portava la busta generica in negozio e andava a ritirare la busta vera. Questo perché la richiesta fu tale sul terzo delle Zeppelin che la casa discografica non riuscì a fare queste buste complicate in tempo. E questa invece è una copertina di Rauschenberg, che è un altro artista di arte contemporanea molto importante, che realizzò due copertine per i Talking Heads. Anche questa è plastica, però è qualcosa di più. La plastica credo che sia un materiale assolutamente naturale. È come il cemento armato, ha il difetto di aumentare le possibilità e di essere facilmente maneggiabile all'interno della produzione, cioè di avere scarsi segreti di produzione. E questo è la libertà non solo nel fare le cose per gli altri, ma anche la libertà nel fare le cose. Allora il problema quando succedono questi avvenimenti è quello di educare le persone a usare la libertà. Usare la libertà vuol dire che la plastica è materiale straordinario, ma va usato con grande coscienza perché abbiamo visto che, credo, che anche nelle più rosee previsioni di Natta non ci fosse questa invasione che poi c'è stata, o comunque questa invasione incontrollata che ci trova molto spesso ad avere problemi secondari non previsti legati al fatto che i manufatti che si riescono a fare in plastica sono eccessivi. Per cui questo materiale, dalle potenzialità enormi, dalla grande possibilità estetica, dalla bellezza raggiungibile per tutti, diventa nello stesso tempo materiale che ingombra e fa diventare non belle le cose che invece siamo abituati a considerare bello. Per cui è un problema, come sempre, di educazione delle persone. La plastica in sé non è né arte né niente, la plastica è un prodotto, un'invenzione che all'inizio probabilmente aveva una sua profonda ragione d'essere nel rendere più economico e più, quindi, più alla portata di tutti tutta una serie di oggetti. Naturalmente, il fatto che si sia affermata in quest'ultimo mezzo secolo una civiltà dell'usa e getta, del consumo sfrenato, della spazzatura c'è più spazzatura di quello che viene prodotto nelle varie società, ha comportato tutta una serie di altri problemi. Io ho affrontato il problema della Great Pacific Garbage Patch, di cui parlo nel mio romanzo Il male veniva dal mare. Quando sono stato a conoscenza della scoperta del capitano Charles Moore di questa grande, immensa isola di rifiuti plastici nel Pacifico, dove le correnti provenienti dall'Asia e quelle provenienti dall'America fanno convergere, come una specie di vortice, tutti i prodotti, tutte le presenze di cose non biodegradabili del mare. Si è formata un'isola di plastica, di spazzatura, di rifiuti immensa. Le dimensioni potevano essere quelle del Texas, ma oggi sono sicuramente molto più grandi, quasi come tutti gli interi Stati Uniti, e naturalmente ha prodotto una situazione di, come posso dire, di degrado e di morte dell'ambiente, nel senso che sia gli uccelli marini che si cibano di queste cose, sia i pesci sono morti a milioni. Questa tragedia del mare è stata capita, colta per primo da questo capitano californiano, Charles Moore, che poi ha dedicato ora la sua vita, ancora in grande attività, alla difesa del mare del Pacifico.
pianeta. Natta, quando ha fatto quando ha pensato alla plastica, non pensava certo a questa, come dire, parossistica rincorsa dell'usegetto e dei rifiuti. E la colpa, se proprio si deve dare, io penso che si debba dare, è quello di un assetto sociale che prevede appunto quella rincorsa sempre più spinta verso il consumo a beneficio di poche entità sovranazionali economiche che lucrano su questo fenomeno. Detto questo, la plastica può essere bella. Se la plastica in mano a un artista può diventare arte, dico subito di sì. In mano a un artista può diventare arte, dico di sì. In mano non solo a un designer, anche a un artista può farne uso. Ma questo è un altro ordine di problemi. Insomma, come dire, non condanniamo la plastica in sé, non onoriamo la memoria di Giulio Natta, ricordiamoci però che esistono problemi come quelli della Great Pacific Garbage Patch, che sono problemi che sicuramente influiranno sulla vita non solo del mare, ma dell'intero ecosistema e dell'intero pianeta. Giulio Natta nasce al posto giusto nel momento giusto. Per parlare di lui è fondamentale contestualizzarlo nel suo ambiente, raccontare dove e soprattutto come è cresciuto. È cresciuto in una piccola città di mare, apparentemente. In realtà è cresciuto in una micrometropoli famosa nel mondo per i prodotti agroalimentari che esportava ovunque. Le industrie di pasta, le industrie in generale di trasformazione dei prodotti del suolo e del mare esportavano oltreoceano, ovunque. La città era ricca, era prospera e soprattutto era diversa da tutte le altre città della Liguria, perché tutte le altre città della Liguria avevano puntato sul turismo. Qui siamo nel cuore della produzione. Qui arrivavano le navi con alcune materie prime. I vagoni le trasportavano alle fabbriche. La prima fabbrica è immediatamente dietro a questo caseggiato. La seconda, e questa è l'Agnesi che produce la pasta, la seconda è a 50 metri. Davanti a me c'è una palazzata classica, assolutamente ligure, con i suoi portici, le sue case basse, le sue case dei pescatori e dei lavoratori del porto, che erano tanti, fra l'altro. Allora, in questo contesto, che è un contesto appunto di fermento produttivo, di innovazione costante, Natta probabilmente non entra mai in contatto con Mario Novaro, ma una parentesi va fatta lo stesso. Mario Novaro, che all'epoca era il proprietario e erede del fondatore dell'Olio Sasso, che probabilmente ricorderete, era un grandissimo intellettuale, ma è anche un grandissimo uomo di promozione. Per dire, promuoveva il suo olio con una rivista che si chiamava La Riviera Ligure. Questa Riviera Ligure, che nasce con quella veste lì nel 1905, illustrata dai più grandi illustratori dell'epoca, era una rivista letteraria. Il primo house organ d'Italia l'ha fondato Mario Novaro a Imperia, facendo scrivere, e non necessariamente di olio, Pascoli, De Ledda, Pirandello, Ungaretti, Boine, Cecchi, Saba, Sbarbaro. Montale più tardi scrisse, mi dispiace di essere stato troppo giovane per poter scrivere sulla Riviera Ligure. E attraverso questa rivista lui vendeva l'olio per corrispondenza. Ma era una rivista letteraria, ed era una rivista letteraria di avanguardia, contate quanti Nobel ho citato. Questa era una forma di promozione, un'altra forma di promozione assolutamente plateale, poco ligure, visto che i liguri sono più sul basso profilo, era che affittò una bella porzione di Gibilterra e piazzò lì sopra un cartello grande, quasi come una casa, in cui augurava agli emigranti di fare fortuna negli Stati Uniti. Questa gente che partiva ammassata sui vapori, l'ultima cosa che vedeva nel momento esatto in cui passava le antiche colonne d'Ercole e
usciva dal Mediterraneo forse per sempre erano gli auguri dell'olio sasso, e in effetti andavano negli Stati Uniti, facevano fortuna e compravano l'olio sasso. Che cosa sto cercando di descrivere? Sto cercando di descrivere un ambiente in cui la produzione, il lavoro, la cultura e l'amore per la bellezza andavano assolutamente di pari passo, erano esattamente la stessa cosa. Adesso non mi spingo a dire che la plastica non sarebbe nata se non ci fosse stato tutto questo, ma mi ci avvicino parecchio, perché sono convinta che un'invenzione come quella di Natta, che già comunque vedeva tutti gli usi che se ne potevano fare e che mettevano insieme, volendo, bellezza, basso costo, plasmabilità, quindi la possibilità in qualche misura di farci anche dell'arte, questo chissà se l'ha visto, ma forse sì, perché Natta è nato nel 1905, quindi ha vissuto in pieno questo periodo di fermento. Ha inventato il polipropilene isotattico una cinquantina d'anni dopo, grosso modo, ma dentro gli è rimasto quello che ha visto da ragazzo, come succede a tutti. E quindi io sono convinta che le grandi opere, i grandi ingegni possano nascere soltanto quando i grandi ingegni sono circondati da un'atmosfera adeguata. L'atmosfera adeguata si chiama comunque sempre cultura e di conseguenza bellezza. La bellezza, diciamo, dal mio punto di vista, è reale o artificiale, se è bellezza è bellezza, per cui si concilia sempre. Bisogna distinguere tra quello che è vero e quello che invece non lo è, direi. Per cui direi che la bellezza con la bellezza si concilia, e quando invece si mette insieme una cosa brutta si crea un contrasto che per assurdo potrebbe essere anche bello quello. La bellezza secondo me può manifestarsi in modi apparentemente contraddittori. Amo la bellezza tra virgolette classica, quella che può essere nei palazzi storici, nei borghi antichi e tutte le zone che raccontano il passato della città. E poi la bellezza anche di quartieri come le Ferriere, che hanno un fascino particolare perché rappresentano comunque delle scelte urbanistiche che bisogna considerare. O le ex Ferriere, che hanno demolito parecchi anni fa, che sorgevano in questo luogo, sono bellezza. E sicuramente per chi ama l'immagine, chi ama la fotografia, l'archeologia industriale e urbana, hanno un fascino indiscutibile. Diverso il discorso per il proliferare selvaggio di cantieri edilizi che suscitano ben altre emozioni. Quello di natura è un tramonto, su quello non possiamo intervenire, no? Tramonto, una luce. Però noi possiamo intervenire sul punto da cui si vede un tramonto. Se tu vedi un tramonto da una baraccopoli è un conto, se la vedi da un luogo di armonia è un altro. L'intervento dell'uomo ci deve essere, ma deve essere un intervento improntato a dei criteri di bellezza, a dei criteri di equilibrio, a dei criteri di armonia, a dei criteri che umanizzino nel senso migliore il luogo da cui si parte. E dunque da quel punto, il mare è sempre, dovunque lo guardi il mare è bello, però anche il mare ha bisogno che quando viene in contatto con la città lo sappia in qualche modo accogliere. A me viene sempre in mente un film di Mario Bava che si chiama Reazione a catena, sottotitolo Ecologia del delitto, dove praticamente sono una serie di personaggi che si ammazzano tra loro per una baia, cioè questa baia incontaminata, e alcuni personaggi vorrebbero preservarla così com'è e altri invece vorrebbero costruirci residence, il porto più bello del Mediterraneo, insomma questo genere di cose. E insomma, e finisce che si ammazzano tutti quanti e alla fine la baia rimane intatta perché gli esseri umani si sono eliminati tra loro. Quindi a volte temo che la soluzione per preservare la bellezza naturalistica così com'è è eliminare gli uomini, ecco. Non che io sia un serial killer con questa dichiarazione, però è una constatazione un po' pessimistica. Del resto pensate a questa cosa qua. Mi capitava di vedere per una ricerca che stavo facendo, alcune commedie degli anni 60. E ne stavo guardando una che si intitola Non mangiate le margherite, con Doris Day e David Niven, quindi una commedia di serie A con grandi attori, del 1960.
certo punto c'è una scena ambientata in un ristorante italiano a New York. David Niven e Doris Day sono al tavolo che parlano e dietro di loro ci sono alcuni poster di località turistiche italiane. E dietro la testa di David Niven c'è un grosso poster con scritto Imperia e sotto Italy, Land of Your Dreams. Quindi negli anni 60 Imperia, che non era tutta questa località turistica che adesso stanno cercando di far diventare, nel suo piccolo Imperia arrivava a essere sugli schermi di Hollywood. Quindi io non credo che si siano inventati quel poster gli scenografi, probabilmente c'era anche un ufficio di promozione turistica che riusciva a far arrivare materiale promozionale negli Stati Uniti e finiva sugli schermi di Hollywood. Allora che Imperia era ancora una città industriale, non aveva tutti questi sforzi un po' megalomani, diciamo, di crearla proprio come un punto turistico, e era più efficace il posizionamento turistico di Imperia era più efficace allora che adesso, che tutti gli sforzi sono orientati a farla diventare il porto più bello del Mediterraneo, ecco. La gente ora viene in Italia perché l'ha studiata sui libri di storia e qualche volta l'ha vista nei film. Non certo perché ci sia una grande promozione o una manutenzione dei monumenti. Anzi, lo Stato li sta svendendo o sta cercando in tutte le maniere di svenderli. La stessa cosa è successa in questa piccola città che, come tutte le città di provincia, ma forse un pochettino più delle altre, è una metafora veramente simbolica di quello che è accaduto alla nazione. È accaduto con un certo anticipo. Dal momento in cui gli eredi di queste grandi famiglie hanno cominciato a investire in speculazione edilizia, hanno smesso di produrre cultura e hanno cominciato a collezionare oliere o lampade a olio o casomai anche qualche quadro che gli vendeva l'antiquario giusto, ma questa non è cultura, questo è investimento, non dimentichiamocelo. Ecco, da allora è finito tutto. Questa città povera di lavoro, povera di produzione, falsamente terziarizzata, si è lanciata in questa impresa titanica di costruire il porto più grande del Mediterraneo. Questo porto più grande del Mediterraneo è effettivamente così grande da essere diventato un ecomostro. A Dubai ce lo vedrei bene, anzi forse per Dubai sarebbe persino un po' piccoletto, ecco. Però con l'architettura ci sta assolutamente. Qui è come se fosse una immensa appendice verso il mare, verso questo mare sacro, questo mare ispiratore, questo mare produttore di lavoro, questo mare che ha portato, ma dall'ispirazione di Nietzsche, per esempio, che su un sentiero del Levante Ligure incontrò Zarathustra e gli parlò, e Zarathustra parlò a lui, ma in fondo c'era sempre il mare. Da Cartesio, che per scrivere il discorso sul metodo, qui sto citando Francesco Biamonti, lo raccontava sempre, ebbe bisogno di un porto, della vista sul mare, ma anche della vista sul lavoro. Siamo arrivati a questo non luogo che non ha neanche tutte le caratteristiche del non luogo, perché il non luogo di solito è anche un punto di aggregazione, anche se è un punto di aggregazione malato e morboso. Qui lo è per forza, ma tendenzialmente la gente lo evita. Siamo arrivati, dicevo, a questo non luogo, non luogo, non terminato, molto 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 brutto da vedere. Perché? Perché sono cambiati gli uomini. Purtroppo tutto quello che viene fatto per puri interessi economici, per puri interessi di profitto, è contro la bellezza e contro l'immaginazione. Questa è una regola generale che si applica al porto di Porto Maurizio e si applica a qualunque cosa venga fatta nelle società umane. Se l'unico fine è il profitto, per di più di pochi o di pochissimi, soltanto a livello appunto economico, finanziario, bene, non può esserci bellezza. E non è tanto la poesia di un luogo, la bellezza di un luogo è legata
a chi la vive, è legata alla capacità di essere, come dire, un contenitore di emozioni, di ricordi, di sensazioni, di esperienza vissuta. Il porto di Porto Maurizio, il molo lungo, il molo corto, la traversata a nuoto, che era un must, era un luogo di armonia, devo dirlo, di grande armonia, un luogo vissuto. Il molo lungo, il giro fino su in cima al molo lungo, era una delle passeggiate preferite degli abitanti di Porto Maurizio. Ti faceva dimenticare il porto, la città, e ti proiettava veramente in una realtà totalmente marina. Era una grande risorsa umana. C'è quel film di un regista imperiese che è Paolo Saglietto, che mostra in maniera inequivocabile come il porto di Porto Maurizio fosse veramente un luogo di verità, non un non luogo, non una propaggine della città, un luogo di sostanza umana e di verità. Uno dei punti che a me piaceva di più, e ho anche girato un paio di scene là, è la cosiddetta passeggiata degli innamorati, che ora è pericolante, forse addirittura chiusa. Sono passato un'ultima volta, c'erano dei muretti con le transenne, addirittura c'è un pezzo molto bello con un terrazzino che dà sul mare, e quello era chiuso per motivi di sicurezza. Quindi insomma mi dà l'idea, purtroppo, col passare del tempo, che tutti i punti, gli angoli della città che mi erano più cari, per così dire, sono in uno stato di decadimento avanzato e sempre peggio ridotti, ecco. Porto di Otteria io non calco come un soggetto su cui possa parlare. Porto di Oneglia è il Porto di Oneglia, però è il mare di Oneglia che è importante, no? Quindi la visione di Oneglia. Ci sarà solo la bellezza, il sentimento, la poesia, le cose valide. Non è possibile, non puoi dire una cosa che è bella se è brutta. Su. Cioè la bellezza è un sentimento che tu ce l'hai dentro, ce l'hai o non ce l'hai. No. Dell'arte, che cos'è? Quello che, anche se ci sono libri scritti sull'arte, io poter fare le leggi degli articoli che sono stati scritti da grandi scrittori, anche australiani, eccetera. Certo, ce n'è stato uno che non ricordo come si chiami, che nel titolo c'è scritto "Riprendiamoci la bellezza". Essendo appunto nato in un paese come Imperial, poi il mare lo porti sempre dentro di te. Ogni volta che sei lontano dalla tua città, ti manca più che la tua città, ti manca il mare, no? Poi dove abito io, a Imperial, non lo vedo il mare, però è una cosa che senti, no? Lo senti continuamente, quindi ogni volta che ti allontani sicuramente ti manca, è più forte di te. Anzi, diventa quasi una droga, no? Quando vai a abitare in un posto o per un po' soggiorni in un posto che è lontano dal mare, dopo un po' ti manca, lo senti proprio. Sicuramente. Parlando di Imperia, ci si riferisce spesso al termine dicotomia,
per indicare lo sviluppo diverso di due centri che sono diventati un'unica realtà solo nel 1923, in epoca fascista, ma che hanno avuto due storie diverse e concorrenziali anche. Forse questa anomalia è imputabile al torrente Impero che divide i due centri, che è quello che poi ha dato il nome alla città di Imperia, e che fino all'Ottocento ha rappresentato una muraglia invalicabile, invalicabile nel senso che per accedere da una parte all'altra del torrente c'era una chiatta che faceva un servizio pubblico, alternandosi tra una sponda e l'altra, trasportando quindi i passeggeri. E quindi questa dicotomia era accentuata da questo solco tra questi due centri che equivaleva a un percorso stradale di diversi chilometri, se vogliamo, dal punto di vista appunto della difficoltà dei rapporti. Questa dicotomia poi è stata accentuata da un diverso percorso storico che si è accentuato quando nel Settecento quasi tutta la Liguria era in mano alla Repubblica di Genova, mentre Oneglia era stata venduta il secolo prima dalla famiglia dei Doria, dai signori di Oneglia, ai Savoia, i quali avevano in animo di realizzare un approdo, quindi lo sbocco al mare di Torino, e avevano pensato Oneglia come ipotesi, ipotesi che poi non si è mai realizzata. Oltre alla storia c'era anche un fatto campanilistico di concorrenzialità, no? Porto Maurizio rappresentava la città più col suo sviluppo più antico, Oneglia era la città della borghesia nascente, quindi una città che andava formandosi su terreni che in passato erano alluvionali, quindi erano stati bonificati ed erano poi diventati abitabili col tempo e col lavoro. Entrambi vivevano del commercio dell'olio, della produzione del commercio dell'olio, quindi c'era una concorrenza tra di loro. Tra le due marine continuava, al di là dello scandalo del porto, sul quale secondo me bisogna cercare di reagire, soffermarsi ancora un po', poi ci viene il magone perché è stata veramente un'occasione sprecata, però tra i due porti preferisco quello di Oneglia. Quello di Oneglia lo trovo bellissimo, proprio visto poi dal mare è una cosa straordinaria. Bisogna organizzare un po' quello che c'è dietro a quel porto di Oneglia, ecco. Poi se penso che quando ero ragazzo si pensava che quello che si chiama il grattacielo, che comunque è un obbrobrio, era ritenuto un disastro ecologico, ambientalistico, paesaggistico e quant'altro, oggi sembra proprio un dettaglio rispetto ai danni che hanno fatto di questa povera città. Beh, io devo essere sincero, oggi il porto di Calatacunio ha mantenuto la sua fisionomia, a parte la presenza di quei mega yacht, ma ce n'è tre o quattro, il resto è rimasto pescherecci, navi mercantili, cioè la vita, perché le navi mercantili e i pescherecci sono la vita vera, i mega yacht sono i fantasmi del mondo dell'alienazione contemporanea. Il nuovo porto di Imperia credo che sia una buona opportunità per la città e non solo per la città. Credo che l'unico problema sia il ritardo con cui viene realizzato. Paga un po' il vizio di non essere fatto pensando sempre a cos'è bello, a dov'è, a com'è e perché, no? Paga un po' questo perché l'obiettivo primo rimane il denaro che può procurare, che non è una cosa sbagliata, per carità, se uno investe è anche giusto che poi guadagni. Il tema è che forse le regole devono essere uguali per tutti, scritte in modo chiaro, e non bisogna fare in modo che i guadagni siano privati e i finanziamenti o gli investimenti solo pubblici. Per il resto credo che il porto di Imperia, come ho detto prima, possa essere una grande opportunità, sia solo in ritardo e penso bene. Per assurdo il porto di Imperia ha un fascino già adesso, nel senso che sa già di degrado e di abbandono,
prima ancora di prendere vita, prima ancora di iniziare la sua attività, in qualche modo è come se avessimo un'opportunità in mano, il renderci conto di quello che viene dopo lo sfruttamento, ce l'abbiamo già davanti agli occhi, e questo dovrebbe insegnarci a pretendere che le cose vengano fatte nel modo giusto e metterci e noi per primi cittadini assumerci anche un onere di responsabilità in tal senso. Sicuramente vedere adesso qualcosa è in funzione, tipo la reception, però fino a poco tempo fa piastrelle che saltavano, palme accumulate morte, cartelli che indicavano una direzione inesistente, no? Questo dovrebbe essere il porto più importante del Mediterraneo. Le promesse anche di creare posti di lavoro e quant'altro non hanno avuto riscontro. È un progetto che risale all'Ottocento, quello di creare un porto unico per Imperia, cioè tra Oneglia e Porto Maurizio. Poteva essere una grande opportunità, ma ce la siamo giocata male. Vedremo cosa succederà. Attualmente non è che sia un bel vivere a Imperia, almeno per i giovani, per chi vuole insomma cercare di fare qualcosa nella vita, per proseguire un suo progetto. È un posto bello per i turisti, in parte, perché anche qui sembra che stiano facendo di tutto per allontanarli, e per venire in pensione, perché tutto sommato è una città molto tranquilla, cioè i locali da ballo ogni anno chiudono sempre di più, quindi c'è anche un relativo silenzio, però prima che questi grandi progetti di insomma rimodernizzazione della città prendessero atto, tutto sommato forse era una bellezza più semplice, ma anche più dignitosa forse. Purtroppo ho cominciato a provare una nostalgia, una malinconia per com'era, perché parte della città in effetti è stata rovinata, per cui direi che credo molto in una ripresa di questo posto, che è meraviglioso, che ha risorse naturali e potenzialmente anche risorse economiche molto interessanti, dal microclima all'alimentazione mediterranea, anche un po' il carattere della gente, che si dice che sia chiusa, però poi alla fine è abbastanza stravagante per poter offrire delle sorprese. Niente, credo nel futuro di questa città. Devo dire che negli ultimi 20 anni abbiamo fatto qualche passo indietro importante e abbastanza, diciamo, tragico. Allora, il porto sapevo, lo costruivano, sono sceso 2 volte a visitarlo con calma. Se fossimo stati a Fort Lauderdale o a Sarasota o a Miami, cioè in Florida, sarebbe stato normale, quasi bene. Ma qui non siamo, signori, né a Fort Lauderdale né a Sarasota. A Miami Beach. Quel mall enorme è sproporzionato rispetto alla skyline del paradiso. Il paradiso è qualcosa di raccolto, una specie di pigna, una specie di uovo. Io dovuto il paradiso mi sembra un uovo cosmico, talmente. E che diavolo ci fa quell'enormità in proporzione? Cioè, non è stato tenuto conto della proporzione naturale tra una città e il porto che la prolunga nel mare, che la rispecchia, deve essere in relazione alla vita della città. Non può essere in relazione a speculazioni finanziarie o a problemi di... Il porto è in relazione alla popolazione, al fatto che la città deve goderne del suo porto, perché è una cosa pubblica, perché è una cosa che è naturale. I veri porti del mondo sono così. Adesso tanto non è finito e non si sa. E le cose non finite, lasciate a metà, non sono mai belle. Perché è una cosa non finita. Se non sei, ecco, una bozza di... Ecco, una statua di Michelangelo non finita può diventare bellissima. Lì non c'è Michelangelo. Questa è tutto quello... È una cosa non finita, disarmonica rispetto alla città, la sua bellezza relativa. Prima, ma io non sono, vede, non sono per la conservazione tale quale di quello che c'è, perché lì la presenza di qualcosa di moderno, di un segno moderno, nuovo, dentro un contesto antico, alle volte ha dei risultati bellissimi. Io in quel periodo frequentavo molto Parigi, ho visto crescere le piramidi di Pei al Louvre, ma erano meravigliose, perché una cosa di acciaio cristallo di un grande architetto innovatore giapponese che rifletteva nei muri, le sfalsava tutte le pareti barocche del grande edificio del Louvre, ma era meraviglioso.
Noi si poteva probabilmente cercare di modernizzare qualcosa, ma non snaturare. Il porto era bello come era. Capisco anche che non può essere lasciato sempre tutto com'è. Però un conto è innovare, un conto è snaturare. Doveva essere un impatto molto forte per chi viveva all'epoca il nuovo Duomo di Porto Maurizio, le nuove logge di Santa Chiara e poi via via gli altri monumenti che si sono sorti. Lo stesso Peroneglia con tutte le opere che hanno modificato l'immagine della città e la sua forma. Il che significa che un progetto ben realizzato, studiato, condiviso, non ha difficoltà a inserirsi su un contesto più vecchio quando si ha un'idea di una sensibilità progettuale, innanzitutto la capacità di interloquire coi luoghi e col contesto storico, il senso di un equilibrio che si può raggiungere anche con opere grandiose, perché insomma, sia il Duomo che le logge di Santa Chiara hanno un impatto molto forte. Sono volumi che non esistevano prima, una cittadina che aveva dimensioni ben diverse, eppure hanno interloquito in modo molto positivo, pur essendo appunto di una certa mole, di una certa dimensione, tanto che oggi sarebbe forse difficile immaginare lo skyline di Porto Maurizio come lo vediamo attualmente senza queste due opere, il Duomo dal versante est e le logge di Santa Chiara dal versante opposto. Oneglia era un po' diverso perché il ragionamento perché Oneglia era in pianura, quindi le opere sono meno visibili, ma non meno rappresentative di un'immagine di città che si andava evolvendo. Lo stesso contesto ambientale assorbiva, diciamo, con una certa naturalezza queste grandi opere, perché erano opere che avevano un loro significato, un loro senso di città e di unità, anche di utilità sociale, no? E si è arrivati fino alla Seconda Guerra Mondiale e al dopoguerra, dove questa idea di utilità sociale della trasformazione e di idea della città che si intendeva perseguire si è interrotta definitivamente, dove il territorio non è più stato visto come un bene strumentale da cui la città traeva risorse e ricchezza, ma come un luogo da sfruttare. E a questo punto si è rotto questo legame col territorio, con l'ambiente preesistente. La città nuova nata senza ordine, senza regole, perché ricordiamo che il primo piano regolatore è arrivato di una certa dignità, si è realizzato alla metà degli anni 70, quando ormai purtroppo la città aveva già assunto una sua espansione incontrollata e devastante, che a questo punto non è valso, non è servito neppure un piano che è stato anche attuato malamente. Questo microcosmo è un simbolo di ciò che è accaduto alla nazione. Hanno costruito l'ecomostro. L'ecomostro non solo è completamente distaccato dal tessuto socio-economico della città, ma veramente privo di rapporto. Hanno costruito l'ecomostro senza badare a tutte le strutture che avrebbero dovuto accompagnarlo. Non ci sono abbastanza alberghi, ci sono relativamente pochi ristoranti, non ci sono locali notturni se non d'estate, non ci sono pochi cinema, c'è un teatro. Il vecchio porto viene snaturato, mentre il nuovo porto avrebbe forse avuto una sua logica come ampliamento del porto antico, con la sua evoluzione dovuta alle nuove esigenze, contenuta e sensibile all'ambiente, al contesto sia naturale che storico. In realtà il nuovo porto ridondante ingloba il vecchio porto, lo snatura, lo privatizza, no? Lo ridestina a funzioni che non aveva in passato assolto. Lo inserisce praticamente in un nuovo contesto artificiale, tanto che oggi è difficile notare la differenza tra il vecchio e il nuovo porto, ormai è un tutt'uno che però ha un suo connotato anonimo, perché al di là della cura con cui è stato affrontato il progetto, poi la realizzazione, parte dell'incompiutezza attuale, configura un'operazione artificiale
tanto che questo porto si sviluppa e sposta il suo baricentro dalla città a un luogo anonimo, privo di storia e di cultura, come la zona appunto dei nuovi impianti sportivi, no? Che è una zona priva di storia e di identità, cioè un non luogo secondo l'accezione di Marco Gé. Credo che il nuovo porto di Imperia possa ancora diventare una grande opportunità per il territorio e per la città. Come si può però, quando si fanno queste opere, far sì che non diventino solo un'opportunità commerciale, ma anche un'opportunità estetica? Ecco, questo credo che sia un po' il problema dell'architettura degli ultimi 50 anni, dove e valeva molto di più riuscire a portare a casa il permesso per costruire che non la qualità del progetto che stava alla base, dove si è un po' perso quella cosa che per secoli è stata una cosa tutta italiana, che era la volontà di fare il manufatto che poteva essere la casa più bella del vicino, il ponte della città più bello della città vicina, di in un qualche modo distinguersi sulla qualità non solo realizzativa ma anche estetica. Ecco, credo che forse a Imperia questo possa essere stato un attimo lasciato da parte, e questo è un peccato, però si può comunque migliorare e ci sono ancora le possibilità per farlo. L'importante credo sia non lasciare le cose a metà. Beh, il porto attuale, non lo so, mi verrebbe da fare una marcia funebre, no? Perché è messo parecchio male. In questo momento, non avendo marce funebri in repertorio, non so, l'unica cosa che mi viene da fare forse è un brano di Liszt che si intitola Funeraie, funerale.